guida attuali erano forse insufficienti. Perché? Perché spesso un pallone non basta a raggiungere una dilatazione ottimale, e quindi mettendone due vedevamo appunto che il secondo aveva ancora un importante waist. E a quel punto abbiamo cominciato a capire che molti interventi potevano risultare poco efficaci perché la dilatazione non era ancora ottimale. Mettendo due palloni abbiamo appunto visto che il risultato cambiava. Questa per esempio è una seconda angioplastica, questa è una prima angioplastica nello stesso paziente, perché ci possono essere più punti che hanno questo tipo di restringimenti che con un pallone solo non riusciamo a vedere. Questo è il risultato dopo la seconda angioplastica, cioè dopo l'utilizzo dei due palloni. Vedete com'è bello il vaso a questo livello, com'è nettamente aperto. Se infatti noi confrontiamo le angioplastiche, prima l'angioplastica veniva eseguita così, poi abbiamo creduto che l'angioplastica così fosse insufficiente e adesso le seguiamo così, e questo io credo che sia inconfutabile, il risultato è sicuramente migliore, e questo noi l'abbiamo visto anche in termini di miglioramenti a volte, perché il paziente nel lettino ci dice come senti la mano e ci dice ma comincio a sentire che vanno via i formicoli, poi gliela fai a 20 e ti dice dottore non ce l'ho più. Quindi noi, e poi anche con il Doppler, come va fatto vedere prima, il flusso cambia nettamente. Quindi